per dire a tutta la città di Gela che il 20 e il 21 settembre c'è un appuntamento importante, un appuntamento importantissimo. Finalmente il 20 e il 21 settembre con il referendum possiamo dire sì al taglio del numero di parlamentari. Pensate, l'Italia ha 945 parlamentari, 600 senatori e più di 600 deputati e più di 300 senatori, 945, un numero sproporzionato se lo paragoniamo al numero di rappresentanti, di eletti di altre nazioni anche europee. E pensate, questo numero non fu deciso dai padri costituenti, si fa molta disinformazione, non fu deciso da chi fece la Costituzione, ma fu una riforma costituzionale del 1963. Il numero 945 fu deciso nel 1943, quando in Italia c'erano i tempi d'oro, del boom economico, si stava bene, si stava bene. Oggi siamo in difficoltà e siamo in difficoltà anche grazie a quella partitocrazia, perché sono i partiti che in questi anni, grazie a delle leggi elettorali che hanno messo da parte i cittadini, che hanno scelto i loro rappresentanti. È da più di 30 anni che noi non riusciamo a votare, a mettere la preferenza di chi vogliamo, da chi vogliamo essere rappresentati alla Camera e al Senato. E allora il 20 e il 21 settembre finalmente possiamo dare un segnale a quella partitocrazia, possiamo dare un segnale per dire che la politica e la democrazia può essere gestita anche con un numero inferiore di rappresentanti. Oggi stiamo vivendo un momento di difficoltà economica, c'è anche la pandemia, c'è il Covid che in questo periodo ha scombussolato la nostra vita. E allora diamo un segnale a quei partiti, diamo un segnale e diminuiamo finalmente il numero di deputati e senatori. Risparmieremo e risparmieremo anche tanto. Si parla di circa 100 milioni di euro l'anno. 100 milioni di euro l'anno, in una legislatura sono 500 milioni di euro, e molto spesso gli eletti, i partiti chiedono sacrifici ai cittadini, chiedono sacrifici a voi, e poi spesso cambia poco o non cambia mai nulla. Questa volta con il referendum, con un bel sì, mettendo la X su un bel sì, qualcosa effettivamente può cambiare, perché il numero degli eletti finalmente diminuirà. Ma non diminuirà la rappresentanza, anzi migliorerà in qualità. E oltre a migliorare in qualità la rappresentanza, perché vi dico, quanti degli eletti della nostra regione o, delle nostre, o della nostra circoscrizione, della nostra provincia conosciamo? Molti spesso vengono eletti e dopodiché non si fanno vedere per 5 anni. Per 5 anni non li vedete. Non li vedete nelle piazze, non li vedete tra le città, non li vedete ascoltare le richieste e le problematiche che ogni categoria ha all'interno delle città siciliane. E allora diminuire 345 parlamentari è come dare un segnale fortissimo. In questo periodo se ne è parlato pochissimo, avete visto? Dove sono i politici? Dove sono i politici a parlare o per le ragioni del sì o per le ragioni del no? Non ne parla nessuno, non ne parla nessuno, sono in pochissimi a parlare di questo referendum, perché ovviamente i politici cosa vogliono? Vogliono sicuramente tenersele quelle 345 poltrone, perché stiamo parlando di emolumenti da 13.000 euro al mese, 13.000 euro al mese, più benefit nelle spese di trasporto, non pagano aereo, e poi non sono presenti in Parlamento. Non sono presenti in Parlamento. Sgarbi, Vittorio Sgarbi, che in questi giorni mi ha attaccato perché ho pubblicizzato il più possibile questo referendum per votare sì, ha l'80% di assenze, l'80% di assenze, lo vedete sempre in TV assieme a tanti altri politici. E poi quando devono essere lì a votare leggi che possono interessare i cittadini, poi sono assenti.
l'80% di assenze. E noi siamo ancora lì? Siamo ancora lì che magari siamo titubanti, perché poi ci bombardano con la comunicazione, con la TV, con i giornali. Ah, questo referendum metterà in pericolo la democrazia italiana perché si taglia la rappresentatività. Ma quale rappresentatività? Molti eletti, che sono stati eletti in Sicilia, sono stati eletti nelle nostre circoscrizioni, venivano da altre regioni, mettevano qui i capilista di regioni, magari di persone che vivevano in Lombardia o nel Lazio, in altre regioni, e noi andavamo a votare il partito e poi veniva eletta una persona che qua in Sicilia, nella nostra città, nel nostro territorio, manco veniva e non seguiva gli interessi della città e di tutta la Sicilia. E poi c'è un fatto in più: la Camera e il Senato lavoreranno meglio. Una cosa è avere 945 eletti, una cosa è avere 945, altra cosa è averne 600 lì dentro. Ovvio che le leggi, gli emendamenti che poi verranno fatti per poi andare a fare le norme, ovvio che una cosa è lavorare in 945, un'altra cosa è lavorare in 600, diminuire la burocrazia delle leggi. Quando poi si deve fare una legge, spesso vediamo che c'è il rimpallo tra Camera e Senato, c'è il rimpallo perché la nostra Costituzione prevede sia la presenza della Camera del Senato con pari importanza, però con 600 eletti tutto questo verrà svolto in maniera più semplice. E vi dico un'altra cosa a tutti quelli che dicono diminuire la rappresentatività: in Sicilia qualche anno fa sono diminuiti i deputati. Fino a qualche anno fa i deputati erano 90 in Sicilia, oggi siamo 70, ci sono 20 deputati in meno. Non penso che sia morta la democrazia con questo, assolutamente no, anzi vi posso dire che con un numero inferiore di eletti all'interno dell'Assemblea regionale siciliana si lavora meglio all'interno delle commissioni, perché siamo in 70 e non in 90, e risparmiamo, per una volta il risparmio lo fanno i politici, lo andiamo a chiedere ai politici, alla partitocrazia il risparmio, e non ai cittadini, perché spesso i risparmi, i tagli, le tasse, le abbiamo sempre chieste ai cittadini, e vedete, sono in tantissimi che si stanno schierando per il no. Sono in tantissimi politici, attenzione, perché io sono convinto che la maggior parte dei cittadini, perché questo referendum è un referendum trasversale, che non ha nessun colore politico, questo referendum è dei cittadini, perché questa volta qualcosa può cambiare veramente, perché questa volta i deputati e i senatori diminuiscono veramente. Non è che dobbiamo aspettare che votiamo il deputato o il senatore che ci fa le promesse e poi le deve concretizzare, no! Questa volta con il sì, andando a mettere il sì nella scheda elettorale, voi potete cambiare veramente, potremmo cambiare veramente le cose. E qui chi è che si è schierato per il no? Si è schierato il presidente Musumeci per il no. Il presidente Musumeci si è schierato per il no. Nonostante molti partiti che lo supportano, alla Camera e al Senato hanno votato per dare l'ok a questa legge. Attenzione! E ci tengo a dirlo questa cosa. Questo taglio è stato votato dalla Camera, quindi dai deputati e dai senatori, per ben 4 votazioni, e i voti sono stati all'unanimità, quindi sia alla Camera che al Senato il taglio è passato all'unanimità degli eletti. Poi sapete cosa è successo? È successo che circa 70 senatori, un gruppetto di senatori, a un certo punto ha cambiato idea. Un gruppetto di senatori cambia idea e dice: no, noi dobbiamo richiedere il referendum. Non sono riusciti nemmeno a raccogliere le 500.000 firme per il referendum, l'hanno dovuto firmare loro la richiesta. Tant'è che il referendum è un referendum confermativo, non c'è bisogno del quorum. E allora perché questi senatori a un certo punto cambiano idea? Perché poi, dopo che l'hanno votato, dopo che hanno fatto i vari passaggi alla Camera e al Senato, si sono accorti: probabilmente non verrò più eletto. Perché questo è il ragionamento che in questo momento si stanno facendo. In questo momento sono lì a farsi i conticini e a dire: qui ci vengono a mancare 345 posti.
345 posti in meno di benefit, di fondi che man mano vengono erogati, 345 posti in meno. Allora a un certo punto hanno cambiato idea, dice: meglio che facciamo qua questo referendum, incutiamo paura ai cittadini, facciamo in modo di far passare il messaggio che c'è un problema di democrazia. Ma quale democrazia? In Francia hanno un problema di democrazia, negli Stati Uniti c'è un problema di democrazia. E vi dico di più, vi dico di più, i 945 quando furono pensati nel 1960, negli anni 60, ancora non c'erano nemmeno i 1000 consiglieri regionali. L'Italia ha 1000 consiglieri regionali che paghiamo noi con le nostre tasche, 1000 consiglieri regionali, e non c'era nemmeno l'Unione Europea, perché ora noi abbiamo pure gli eletti dell'Unione Europea che fanno leggi, perché si fanno leggi sia in Europa che nelle regioni, perché man mano i compiti sono stati trasferiti. E quindi noi che cosa facciamo? Nonostante abbiamo 1000 consiglieri regionali, abbiamo gli eletti in Europa, ci continuiamo a tenere 945 parlamentari, perché poi spesso dicono: ah no, ma non era un problema di quantità, non era un problema di quantità. Voi li ascoltate man mano quando se ne vanno in TV, nonostante quelli che vi parlano sono quelli che sono tra i più assenti in Parlamento, vi dicono: ma non è un problema di quantità. No, lì dovevano tagliarsi gli stipendi. Perché non hanno diminuito gli emolumenti? Lo potevano fare, no? I deputati e i senatori lo potevano fare. Perché non hanno diminuito gli stipendi anziché diminuire il numero di parlamentari? Ebbene, il Movimento 5 Stelle, è da anni che i parlamentari del Movimento 5 Stelle si tagliano lo stipendio. È da anni che se lo tagliano lo stipendio. Il problema è che non tutti i partiti poi sono d'accordo nell'andare a tagliare lo stipendio, perché poi si vanno a tagliare il proprio di stipendio. E noi ci tagliamo lo stipendio rendicontando e restituendolo con progetti nelle varie città che riguardano la collettività. E allora dico, l'impegno, ma questo deve essere anche l'impegno di tutti i cittadini, perché l'opinione pubblica deve, come dire, stare attenti a queste cose. L'impegno è quello pure di tagliargli questi stipendi. Tagliamo sì il numero e poi li costringiamo pure a tagliarsi proprio l'emolumento, perché l'opinione pubblica, siamo noi cittadini che se ci interessiamo delle cose riusciamo effettivamente a cambiarle. Qui abbiamo avuto pure difficoltà qui a Gela a mettere i manifesti, perché gli stalli sono stati montati in ritardo. Ma questa attenzione è una piccola cosa che fa capire come noi cittadini non ci interessiamo della cosa pubblica. Ogni qualvolta deleghiamo e deleghiamo quegli stessi deputati e quegli stessi senatori che poi per 5 anni si dimenticano di noi. Vi dicevo di Musumeci che si è schierato per il no. Lo stesso presidente Musumeci, lo stesso governo regionale che in questo momento sta mettendo in difficoltà 6.000 siciliani, 6.000 tirocinanti. Un anno e mezzo fa, nel 2018, 2 anni fa, la regione ha fatto un bando per i tirocinanti, per tutte quelle persone che non avevano un lavoro, e gli ha dato una speranza. Dite, fate il tirocinio con le aziende che si sono accreditate con la regione. In 6.000 si sono iscritti, hanno dato la propria disponibilità perché hanno visto una speranza. C'era una speranza. Ebbene, questi 6.000 siciliani che hanno fatto il tirocinio, alcuni l'hanno pure completato il tirocinio, e all'interno del bando dovevano essere pagati ogni 2 mesi. Stiamo parlando di gente inoccupata, gente con grandissima difficoltà economica. Ebbene, la regione ad oggi ha avuto difficoltà nel gestire i pagamenti e ha pagato pochissimi tirocinanti. Su 6.000 tirocinanti sono stati pagati forse in 50, un centinaio, per problemi burocratici. Però ci schieriamo poi per il no, per il taglio dei parlamentari. Quindi da un lato ci sono i cittadini siciliani che devono soffrire, che devono star dietro alla burocrazia, dall'altro lato però diciamo no al taglio dei parlamentari. Io questo non riesco a capirlo. Io questo non riesco a capirlo. Come si può dire mi metto dalla parte del no?
Per non parlare dell'assistenza igienico-personale ai disabili. Assistenza igienico-personale ai disabili. 2.000 lavoratori. 2.000 lavoratori e tantissime famiglie. Quest'anno questo servizio rischia di non partire. Potrebbe non partire questo servizio. Perché al solito c'è un rimpallo di responsabilità, no? deve essere la Sicilia, quindi Palermo, devono essere liberi consorzi, devono essere i comuni, devono essere le scuole, deve essere Roma. Intanto a pagare sempre il cittadino. Intanto a pagare sempre il cittadino. E poi quando siamo chiamati effettivamente a dare una svolta, i cittadini poi a un certo punto sembriamo timidi, perché il 20 e il 21 settembre quella matita sarà per noi importantissima, perché sarà un segnale, potremmo dare un segnale per farlo cambiare finalmente questo sistema Italia, questo sistema Italia che per 30 anni è stato bloccato. E oggi ci sono anche, vedo che fanno delle critiche pure al presidente Conte, che ha gestito benissimo la fase di pandemia, perché nel frattempo che gli altri continuavano a dire no vabbè, ma questo virus non è nulla, ve lo ricordate? Boris Johnson in Gran Bretagna, Bolsonaro in Brasile, c'erano tantissimi presidenti di nazioni che dicevano no, ma noi supereremo tutto. L'Italia, gli italiani sono riusciti a dare un segno fortissimo a tutte le nazioni europee e non solo. Abbiamo dato un fortissimo segnale e oggi si continua sempre, gli stessi che poi magari sotto banco dicono di votare no perché c'è un attacco alla democrazia, attaccano quel governo che ha permesso di fare una norma di equità sociale importantissima, che è il reddito di cittadinanza. Sono 500.000 siciliani che in questa fase vivono, grazie al reddito di cittadinanza, in questa fase di enorme difficoltà economica. E badate bene, è da migliorare, è sicuramente da migliorare, perché bisogna far trovare il lavoro alle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza e si devono fare controlli. Ma al momento noi, come regione siciliana, visto la difficoltà economica data anche da un governo regionale che ha bloccato tutto, grazie al reddito di cittadinanza molte famiglie stanno andando avanti, e se poi il lavoro non si riesce a trovare è perché il governo regionale non fa il bando, non fa il concorso per potenziare i centri per l'impiego. 1.200 persone potrebbero essere inserite nei centri per l'impiego. Vedete, da una parte chi vi dice di andare a votare sì, sono persone elette che ogni giorno, dalla mattina al pomeriggio alla sera, sono accanto ai cittadini e cercano di fare norme per il bene dei cittadini. Dall'altra parte, chi vi dice di andare a votare no, sono eletti che sono assenti in Parlamento, hanno l'80%, molti di loro hanno percentuali di assenze enormi, più di un terzo fa più del 50% di assenze, più di un terzo dei 945 che sono eletti, però nel frattempo vi dicono di votare no e attaccano pure quelle norme, ve le descrivono in maniera quasi diabolica, no? E allora dico, il 20 e il 21 settembre noi ci tenevamo a fare questo incontro, a dire la nostra, a far conoscere ai cittadini genesi che fra qualche giorno si andrà a votare. E il voto sarà importantissimo, quello che noi andremo ad esprimere all'interno della cabina elettorale. Io credo che i cittadini, stanchi anche dai vari scippi che ci sono stati negli anni, scippi alla regione, alla nostra città, alle mancate promesse che non sono state mantenute, credo che tutti insieme andremo lì, all'interno di quella cabina elettorale, finalmente a dare quel segnale forte e a far capire che qualcosa deve cambiare, deve continuare a cambiare qualcosa, perché quella può essere una miccia, una scintilla che innescherà ulteriori processi. Se diminuiamo 345 parlamentari, attenzione, non stiamo completamente cambiando la Costituzione,
perché negli anni in tantissimi ci hanno provato a diminuire il numero dei parlamentari, ma nel frattempo modificavano in maniera pesante la Costituzione. Qui non si sta cambiando la Costituzione, non la si sta cambiando, si stanno solo diminuendo 345 eletti. E vi dico una cosa, cari cittadini, anni fa, Gela ha espresso un voto, anche lì per colpa della legge elettorale che hanno fatto i vecchi partiti, e lì anche con i capilista bloccati, un capolista di Liberto prese il posto di un nostro concittadino, ve lo ricordate? Morinello, doveva diventare, essere eletto, andare a Roma, e per via della legge elettorale un capolista che non è mai venuto, io non so se poi è venuto qui a Gela, un capolista ci ha tolto la nostra rappresentatività. Quindi di quale rappresentatività stiamo parlando? Di quale rappresentatività stiamo parlando? Qui chi sostiene no ci sta solo ed esclusivamente prendendo in giro, dando anche notizie fake news, oramai di queste notizie false ne girano tantissime. Stiamo solo ed esclusivamente diminuendo il numero di parlamentari. Ci sarà poi successivamente un parlamentare ogni 150.000 abitanti a Roma. Ma ricordatevi che avete pure consiglieri regionali, ma ricordatevi che avete pure gli eletti in Europa, ma ricordate che avete pure i consiglieri comunali, ci sono tantissime elette oggi. E allora vi dico e vi ringrazio per la presenza e spero che man mano questo messaggio in questi ultimi giorni possa circolare quanto più possibile. Il 20 e il 21 settembre noi andremo a tagliare solo ed esclusivamente 345 poltrone parlamentari. Non è un attacco alla democrazia nella maniera più assoluta. Diminuiamo i costi, diminuiamo la burocrazia parlamentare, perché da 945 passeranno a 600, e permettetemi di dire che diminuirà pure la corruzione, perché saranno da 945 saranno 600 i parlamentari, e sono convinto che migliorerà pure la qualità, perché lì all'interno poi del Parlamento non ci troveremo gente come Sgarbi, che ha l'80% di assenze e che magari poi attacca un consigliere regionale che non ha gli stessi suoi benefit solo perché sostiene il sì a questo referendum. E allora vi ringrazio per la presenza, mi raccomando, in questi ultimi giorni cercate di, come dire, parlare con i vostri vicini di casa, con i vostri familiari, e ricordatevi che il 20 e il 21 settembre c'è un voto importantissimo. Si vota finalmente per dare dignità all'Italia, diamo una maggiore dignità all'Italia, perché siamo rimasti l'ultima nazione con questo numero di parlamentari. Perché altrimenti se è un attacco alla democrazia diminuire il numero di parlamentari, allora aumentiamoli. Da 945 magari quelli che sostengono il no, facciamo una proposta e facciamoli diventare 2000, come la Cina, dico, non lo so. Cioè aumentiamoli allora questo numero di parlamentari. Ma non c'è una proposta, mi pare, per aumentarli il numero di parlamentari. Dico, diamo dignità all'Italia, mettiamoci al pari con altre nazioni, e diamo un segnale a quella partitocrazia che in questi anni più di un po', ci ha preso in giro e ci ha chiesto solo ed esclusivamente sacrifici. Miglioriamo la qualità della politica, miglioriamola, ma per migliorarla dobbiamo dare dei segnali. Uno di questi sarà il sia il 20 e il 21 settembre. Il segnale più forte sarà la partecipazione però alla vita pubblica della città, alla vita pubblica della nostra regione, della nostra nazione. Bisogna partecipare, bisogna interessarsi, leggere i giornali, guardare le TV, oggi ci sono pure i social network, e tra l'altro è più facile anche, come dire, contattare, sempre se vi risponde, il deputato o il senatore di turno. Abbiamo i social network, c'è WhatsApp, c'è internet, c'è Facebook. Sono nate tantissime tecnologie che negli anni 60 sicuramente non c'erano. Negli anni 60, quando erano 945 deputati e senatori, non c'erano tutte queste tecnologie. Probabilmente c'erano anche più comizi. Oggi non ne vedete più comizi.
siamo in pochissimi a venire qui in piazza, siamo in pochissimi a venire qui in piazza e a dire le cose come stanno, in pochissimi. E allora, visto che il mondo è cambiato, perché il mondo dagli anni 60 ad oggi è cambiato ed è cambiato fortemente, cambiamo pure questo numero di parlamentari, riduciamoli. Il 20 e il 21 settembre andiamo a votare, andiamo a mettere una bella X sul sì e diminuiamo da 945 a 600 il numero di parlamentari. Dopo sono convinto che i partiti, perché lì poi avremo dato un bellissimo segnale, i partiti dovranno fare finalmente una legge elettorale che possa far scegliere il cittadino con le preferenze. Anche per i deputati e senatori che mandiamo a Roma e non solo per quelli che mandiamo in regione. E il passo successivo sarà quello di tagliargli lo stipendio, perché dico 13.000 euro sono un bel po', soprattutto per chi è assente. Dico, magari mettiamo l'emolumento, facciamolo coincidere con la loro presenza all'interno della Camera e del Senato. Quindi con questo vi saluto, il 20 e il 21 settembre andiamo a votare sì. Un abbraccio e grazie per la vostra partecipazione. Grazie.